Ciao a tutte, bentornati sul mio canale. Oggi abbiamo un nuovo progetto in collaborazione con Panda Hall Selected e realizzeremo insieme un altro paio di orecchini. Perché già nel primo appunto abbiamo realizzato un paio di orecchini con dei connettori, li riutilizzeremo però di forma diversa. Vi mostro già il primo che ho realizzato, che è un orecchino super lungo in assemblaggio e appunto ho utilizzato questi connettori qui. Con l'angioletto che appunto andremo a realizzare insieme giusto per mostrarvi appunto come si realizza, ma è molto semplice. E questa perla con i copriperla e poi un pernetto semplice anche perché ho provato con la monachella ma veniva veramente troppo lungo, invece così è decisamente più equilibrato e armonioso. E quindi realizzeremo insieme questo orecchino qui che come vedete è super lungo, a me piace un sacco e quindi vediamo insieme i materiali. Quindi vediamo insieme i materiali, ci occorreranno dei connettori, in questo caso a rombo, anche se a me piaceva un sacco anche con il cerchio, infatti ero indecisa, vi volevo mostrare come rimane col cerchio, a me piace un sacco anche così, però poi alla fine ho deciso per il rombo e il codice di questi connettori, che sono ben 48 pezzi di cui 8 tipi, è questo qui. Sono in acciaio e questo appunto è già il secondo progetto che sto realizzando, mi sto trovando benissimo. Poi l'angioletto io l'ho smontato appunto per mostrarvi come si fa e ci serviranno quindi anche dei chiodini. Io utilizzo questi qua, questo è il loro codice, sono 20 grammi di chiodini e sono in acciaio. Ci occorreranno dei chiodini appunto a testa piatta, come in questo caso, ma ce ne occorrerà anche due di quelli con l'occhiello. In realtà io però non li utilizzerò, vi mostrerò semplicemente come ricavarli da qui. Poi dei copriperla, questo perno qui, io utilizzo appunto un perno, potete utilizzare una monachella, qualsiasi cosa. Naturalmente poi per l'angioletto ci serviranno appunto queste perle che misurano 8 mm e le ali e poi appunto il chiodino come vi dicevo e poi io utilizzo anche questa perla qui che è da 10 mm che ho preso da questo kit qua che avevo in precedenza preso da loro sempre per una collaborazione e sono questa box enorme di perle di ogni misura che mi piace un sacco e che spesso appunto utilizzo. Quindi questi sono i materiali e adesso realizziamo insieme i nostri orecchini. Allora, direi che possiamo cominciare dall'angioletto, quindi ci serviranno delle pinze. Prendiamo semplicemente il nostro chiodino, inseriamo la perla, le ali e la perla. E quindi il nostro angioletto è già fatto. Se vogliamo abbellirlo di più, possiamo utilizzare anche dei copriperla anche qui. Però io lascio così come è il progetto stesso, no? Io lo so, l'ho smontato per mostrarvi, ma in generale il progetto è questo, per cui mi piace lasciarlo così. E vado a chiudere il mio angioletto in questo modo. Poi lo posso anche già inserire al mio connettore, naturalmente nel foro basso. Lo inserisco direttamente da qui, quindi non sto a mettere altri anellini. Lo inserisco direttamente da qua. Chissà se ci riuscirò. Ok. E vado a chiuderlo bene. Ok. Il primo passo è fatto. Poi ci andiamo ad occupare della perla, quindi con il copriperla. Allora, come vi dicevo, ricaveremo da qui, da questo chiodino con la testa piatta, un chiodino con gli occhielli, quindi con i cerchietti. Quindi semplicemente taglio la testa del chiodino e vado a creare l'occhiello, appunto. Ecco qui, lo raddrizzo e lo chiudo bene, ok? E poi prendo il copriperla
la perla e il copriperla. Ok, porto tutto in fondo, piego il mio chiodino, taglio l'eccesso, quindi lascio un tanto così e poi ripiego dall'altro lato il mio chiodino facendolo andare qui in questo copriperla. Questo copriperla è un po' particolare, quindi per far stare tutto immobile bisogna proprio inserirlo internamente. E poi andiamo a raddrizzare tutto quanto. Adesso semplicemente lo andiamo ad inserire qui sopra, quindi da una parte lo apriamo e lo inseriamo qua nel nostro connettore, nel foro più alto, l'ho aperto troppo poco, così, e mi inserisco nel foro più alto. E invece dall'altra parte poi lo andremo ad inserire nel perno, quindi il senso dell'orecchino è questo, perché la parte liscia di questo pezzo deve stare appunto così, quindi lo capisco da lì qual è il dietro e qual è il davanti. E poi appunto apro il mio chiodino da questa parte, ok, quindi sono sul retro e vado ad inserire il perno, ok, lo vado ad inserire nuovamente dentro il copriperla. Eccoci qua. E quindi il mio orecchino, come vedete, in un attimo è realizzato. A me piace un sacco, perché comunque gli orecchini lunghi mi piacciono molto, poi se si ha un taglio corto stanno ancora meglio, e quindi devo dire che comunque è molto elegante, e poi con questo angioletto è particolare. E quindi questi sono i nostri orecchini terminati. A me piacciono un sacco, comunque per essere un progetto alla fine fatto in poco tempo e soprattutto progettato in poco tempo, perché vi avevo detto che avevo intenzione di realizzare io gli angioletti, poi sono arrivati già fatti e quindi io pensavo fosse un kit per realizzarli, invece è un kit proprio per bomboniera, dove sono già pronti, sono solo da assemblare al cartoncino e poi da inserire nella bustina d'organza. E quindi niente, comunque appunto sono soddisfatta. Anche perché comunque il connettore è in acciaio, anche come in questo caso i perni sono in acciaio, quindi direi ottimo. E niente, io vi mando un bacio, mi raccomando, peace and love, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!